Un altro oggetto che vi voglio far vedere, che funziona benissimo per mostrare le carte, anche giochi da close up, però per mostrare da lontano, è una mia invenzione che mi è stata pubblicata nel libro di Roberto Giobbi, Cartomagia scenica, quando a un certo punto parla degli attrezzi per mostrare, per verticalizzare le carte. Questo è un oggetto che mi ha fatto un artigiano, tra l'altro il fratello dell'amico Mario Moretti, che lo conosceva, un mio caro amico di Brescia, è fatto così. Allora, lui si chiude completamente in questo modo, quindi va via in una valigetta. Si può aprire, si può usare, adesso non le portate, ma ci sono due spalle qui, quindi posso usare tre livelli. Questo, adesso spero, ecco, magari con la luce si vedono meglio. Questo si può togliere, così posso fare, che so, il McDonald's con carte giganti in scena, ma si può anche piegare per quando non ne ho bisogno, che sia così grande, e questo mi serve a due livelli. Potete vedere, ad esempio, anche qui c'è del vellutino e i ripiani sono grandi abbastanza per tenere un mazzo di carte, quindi posso fare anche un nastro, posso fare il Triumph. Questa è una cosa che da quando io ce l'ho non mi devo più preoccupare se mi chiamano in un posto dove magari c'è una sala ampia e non hanno magari la possibilità di avere la ripresa, di avere la videocamera, scusate. Io con questo vado e so che sono indipendente per qualunque gioco. Fatta questa premessa, vi faccio vedere un gioco che è reso visibile da questo. È un gioco che ho fatto anche quello nella prima edizione del nostro gala che abbiamo fatto online mesi fa. E per fare questo, allora, anzitutto, guarda, Filippo, rimani pure lì seduto, ti farò. Anzitutto, le carte sono mescolate, perché c'è sempre il dubbio che quando un giocatore di poker mescola oppure bara, non ci sia possibilità di poter decidere più nulla. Tu invece potrai decidere quello che vuoi nonostante io distribuisca le carte. Mi spiego meglio. Io distribuisco le carte per 5 giocatori, adesso ho distribuito una carta per ogni giocatore. Questo è il primo giocatore, alla mia sinistra, quando si va in giro con il poker, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Chi vuoi di questi 4 che scambi la carta con la mia? 3. Il 3. Molto lentamente. Voilà. Poi, andiamo avanti. Questo, ho distribuito la seconda carta. Rimangono il primo, il secondo e il quarto. Chi vuoi che la scambi con la mia? Secondo. Il secondo, guarda. Molto lentamente. E continuiamo, distribuiamo anche la terza carta. Chi vuoi che la cambi con le mie, la mia mano? Il primo o il quarto? Quarto. Il quarto. Proprio. Faccio le cose che non si pensi che magari... Ok. Adesso distribuisco la quarta carta. Rimane solo più il primo. Ma ti do ancora una decisione. Vuoi cambiarla adesso? Perché dato che a poco si gioca con 5 carte, ne distribuite solo 4. Vuoi cambio farlo adesso o dopo che arriva la quinta? No. Dopo. Molto lentamente. Voilà. E adesso l'ultima decisione. Quale di questi 4 vuoi essere? Due. Il 2. Quindi metto via l'1, il 3 e il 4. Ok? Il secondo, hai sempre deciso tutto tu. Sì. E in base alle tue decisioni hai una coppia di fanti. Beh, insomma, non è fantastico, però non è neanche brutto. Potresti avere un tris di fanti, che era meglio, se dici. No, era meglio per me, perché io avevo poker di 10 e tu avresti scommesso dei soldi e avresti perso. Vabbè, vabbè, questo è... Proviamo ancora. E facciamolo ancora una volta. E ancora una volta potrai... scegliere, ok? Ah, ad esempio, quale vorrei essere poi?
di questi giocatori nella mano che Il primo. Il primo. Curioso. Va bene. Allora, qua si mescola. Ancora. Si taglia e si distribuisce. Tu vuoi essere il primo, eh? Sì. E attenzione, non dirmelo ancora, dovrai decidere quale sono io invece degli altri quattro. Ma non dirmelo ancora, lo devo sapere solo a distribuzione ultimata. Quale deve essere? Il secondo. Il secondo, questo? Sì. Quello vicino a te. Così posso sbirciarti le carte. Allora, questa è la mia. Qui c'è la tua, che hai... poker di 8! Però, cavolacci, buono, eh? Punteresti dei soldi, magari. Sì. Io qui ho un re di quadri, una donna di quadri, un asso di quadri, un 10 di quadri, e col fante di quadri faccio scala reale. Bene, a volte ci vuole anche un po' di fortuna, perché il poker di 8, credetemi, non era assolutamente previsto. Di solito dovrebbero essere una mano terribile in cui dovevo far scegliere le carte allo spettatore, che poteva scegliere come voleva per migliorare la sua mano, quindi arrivava magari a un poker di 8. Però il poker di 8 sorrido sono quei casi in cui riesce bene. Allora, come funziona questo gioco? Questo gioco è matematico. L'idea base di questo gioco fu pubblicata da Fulbs nel 1969 in Palbear's Review, ma poi ci lavorò sopra David Britland, che pubblicò la sua versione nella rivista New Talon, che la sua versione secondo me è migliore. Io poi ci ho aggiunto questa seconda fase, che secondo me c'ho anche nel libro Era dei Bari c'è anche una seconda, una versione leggermente diversa.